Ancora una volta il Cotucit si schiera a favore dei cittadini. Gli scafatesi sono adirati con il sindaco e l'amministrazione per le questioni che riguardano il canone Fitti 2007 e i canoni idrici dell'anno 94-99. Ma ascoltiamo la dichiarazione del presidente del Cotucit, Michele Raviotta. Allora, voglio dire che i cittadini a Scafati stanno ricevendo in questi giorni una lettera di costituzione in mora del canone idrici 94-99. Allora, questa lettera, innanzitutto, la prima verità è quella di dire che è stata mandata in maniera indistinta, non a chi aveva fatto la causa, perché chi aveva fatto la causa 94-99 e l'ha vinta, è stato già rimborsato sulla bolletta del 2003, dei canoni idrici 2003, il comune di Scafati ha rimborsato e i cittadini lo sanno, chi ha avuto il rimborso lo sa, e sono circa 4.000 persone che hanno avuto il rimborso, che avevano pagato e quindi hanno potuto fare il conguaglio con la spazzatura. Quindi, da questo punto di vista, chi ha avuto rimborso infatti si meraviglia di queste chiacchiere che ci sono in giro. Quindi chi doveva ricevere questa lettera, in sostanza, a ragion di logica, dovevano essere soltanto quei cittadini morosi, vale a dire quei cittadini che nel 2000 non hanno fatto né il ricorso e nemmeno hanno pagato. Soltanto che nel 2005 l'allora sindaco Bottoni, insieme al Cotucit, si fece una transazione. E quindi si consentì anche a tutti coloro che non avevano fatto ricorso di decurtare il nolo contatore, di decurtare la depurazione del 94 e 95 e quindi si consentì a tutti i cittadini di mettersi a posto e andare a pagare e molti lo fecero. Ora che cosa è successo? Siccome questa amministrazione comunale ha circa 10 milioni di euro di debiti, noi riteniamo che tra le altre cose, dopo tutti gli errori anche quella dell'addizionale IRPEF e tanti errori che stanno facendo, ha pensato bene di mettere le tasche ancora una volta sulle tasche dei cittadini, le mani nelle tasche dei cittadini e ha inviato queste costituzioni in mora. Ebbene, allora noi diciamo a tutti i cittadini che hanno ricevuto questo che ci sono degli errori madornali, quindi fate attenzione perché stanno mettendo le mani nelle vostre tasche. Venite al Cotucit, rivolgetevi a noi e noi vi daremo anche soddisfazione. Vi diremo alcune cose importanti, per esempio che il periodo 94-99 è prescritto. Loro dicono che il 21, intorno al mese di aprile del 2005, hanno fatto la notifica, ebbene, delle cartelle 94-99. Siccome la cartella 94-99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 31-12 del 2004 si è prescritto tutto e non mi venissero a dire che loro precedentemente avevano fatto le notifiche, perché notifiche, sanno bene alcuni scafati, che le notifiche che sono state fatte sono tutte nulle, in quanto manca la firma della persona a cui viene notificata, quindi è tutto prescritto, quindi stanno mettendo le mani nelle vostre tasche per rubarvi i soldi, questa è la verità. Poi ci sono degli errori madornali, come un caso che ho qui davanti, questo è un cittadino di Scafati che ha avuto una sentenza del giudice Coscioni, ebbene il giudice Coscioni, io ho qui, questo aveva pagato tutto, ordina la restituzione delle somme, quindi rigetta chiaramente, accoglie la domanda e di conseguenza annulla l'avviso di pagamento per cui si è fatta la causa. Cioè questo cittadino aveva pagato, gli hanno annullato l'avviso e ordina la restituzione di quanto ha pagato. Cioè questo cittadino ha avuto i soldi indietro, ha avuto già i soldi indietro al comune, gli hanno mandato una richiesta di somma di 945 euro. Questo è l'avviso, questi sono pazzi. Questi sono pazzi, allora al comune di Scafati stanno commettendo una serie di errori madornali. Questo è successo purtroppo a tanti cittadini. Allora, la verità è una sola. Come mai questa operazione non l'hanno fatto prima della campagna elettorale? E questo è da abbinare anche all'altro ragionamento, abbiamo dato dei Fitti, la stessa cosa. Anche lì, per i canoni di locazione, prima dell'elezione hanno fatto uscire una graduatoria, dopo l'elezione hanno decurtato delle cifre, un fatto gravissimo, i cittadini sono inviperiti. L'invito che faccio all'amministrazione comunale, invece di rincorrere queste fantomatiche crediti che vanta, io posso anche pensare che questo lo fa solo per un fatto di bilancio, perché deve dimostrare forse in bilancio che c'ha dei soldi, una partita di giro, che c'ha dei soldi che deve incassare, ma non è così. Questo è un comune che oramai è sull'orlo del dissesto finanziario e quindi bene faccia la Corte dei Conti a indagare anche su tutta una serie di spese che si stanno facendo, a cominciare dallo staff del sindaco. Vorrei capire se sono legittimi tutti questi pagamenti di stipendi a persone che non hanno titolo, non hanno nessuna professionalità, così come prevede la legge. Perché mi pare che la legge preveda che nello staff possono far parte, si possa ricorrere all'assunzione dello staff quando ci siano dei requisiti ben precisi, cioè alta professionalità, persone laureate, alta professionalità con delle caratteristiche diciamo di indispensabilità in un'amministrazione comunale. Ma
Non mi pare che le persone che sono state chiamate nello staff abbiano questi requisiti. Quindi io direi, inviterei la Corte dei Conti un po' andare a vedere un po' queste spese, e quindi poi non ce la possiamo prendere con i cittadini se poi i soldi non ce l'abbiamo più per pagare nemmeno gli stipendi. È frutto di una politica dissennata, e quindi chi non sa amministrare, perché voglio dire, non basta diventare sindaco di una città e prendere i voti, il problema è poi dimostrare di essere in grado di amministrare una città. Una città di Scafati con 60.000 abitanti ha bisogno di amministratori che abbiano buon senso, che abbiano capacità e che sono requisiti fondamentali per amministrare come un buon padre di famiglia. E quindi oggi Scafati purtroppo affonda nei debiti, e quindi dico, il rischio è questo, di vedersi recapitate questo tipo di lettere, e quindi, rispetto alle quali noi invitiamo i cittadini a fare attenzione. Quindi venite da noi valuteremo caso per caso e vi daremo i consigli utili.